Edizione 2021 confermata il prossimo 25, 26 e 27 settembre e doppio appuntamento nel 2022 ad aprile e settembre. Comune di Gualdo Tadino, Ente Giochi e Priori delle Quattro Porte annunciano, pandemia permettendo, con decisione la volontà di tornare a rivivere l'antico palio di San Michele Arcangelo, patrono della città gualdese. La scelta che è stata fatta è che il Comune, Ente Giochi e le Porte vogliono impegnarsi insieme per fare un'edizione particolare, settembre 2021, poi nell'anno 2022 fare un'edizione speciale che andrà a recuperare quella purtroppo che non si è tenuta nel 2020, in primavera, per poi fare l'edizione canonica a settembre 2022. Uno sforzo enorme, ma che dobbiamo fare, fatto salvo ovviamente che nessuno di noi ha la palla di vetro, quindi speriamo che i vaccini, tutto ciò che stiamo mettendo in campo possano continuare a stabilizzare questo trend di miglioramento. Se così non fosse, è chiaro che viviamo tutti sotto questo cielo e quindi nessuno di noi è così incosciente da andare contro quello che non si può fare. Ad oggi le regole ci dicono che possiamo fare delle cose e quindi abbiamo deciso di metterle in campo. Abbiamo voluto dare insieme all'amministrazione comunale questo grande segnale di ripartenza e di rinascita. Tutti ne abbiamo bisogno, i gualdesi ne hanno bisogno, le porte ne hanno bisogno, appunto per rimettersi all'opera nelle taverne, nelle sartorie. C'era veramente necessità di prendere questa decisione, perché l'incertezza, li facciamo, non li facciamo, non portava da nessuna parte. Già a settembre sarà un'edizione speciale che dovrà gioco forza seguire le normative anticontagio, anche se non soprattutto, per aspetti particolari come corteo, taverne e modalità d'ingresso ai varchi cittadini. Per quanto riguarda il corteo saranno certamente ridotti, sarà certamente ridotto il numero dei figuranti. Sarà un corteo itinerante e non stazionerà al centro della piazza, sia per quanto riguarda l'apertura delle taverne del venerdì sera, sia per quanto riguarda i cortei del sabato e della domenica. Per quanto riguarda le taverne, un pochino la gestione come un ristorante, diciamo, quindi a prenotazione obbligatoria, con la possibilità di prevedere un doppio turno a numero chiuso con un determinato numero, che quello varia a seconda dell'ampiezza della taverna ovviamente. L'auspicio è ovviamente quello che sia, no, ancora più una situazione migliore di oggi, però dovessimo farli oggi è ovvio che dobbiamo contingentare, dobbiamo far entrare, e questo credo sia dal 1° luglio previsto il Green Pass. Saranno messe in campo assolutamente tutte quelle attenzioni, precauzioni in materia di sicurezza che sono assolutamente opportune. Confermati anche tutti gli eventi correlati, a partire dalla cena dei 100 giorni che si terrà sabato nelle quattro taverne, appuntamento che rappresenta un banco di prova focale per testare il senso di responsabilità di tutti coloro che hanno a cuore la festa. Sono certo che ci sarà allegria e festa, ma se ci dovesse essere anche casino, cioè cose che non si devono fare, l'ho detto ai priori e al presidente dell'ente, sarà mia cura fare i provvedimenti senza alcun preavviso. Quindi sta alla responsabilità di ognuno di noi sapersi divertire, fare feste in maniera responsabile nel rispetto delle norme, perché si può e si deve fare. È un banco di prova per tutti. So bene che la responsabilità più grande ricade sulle mie spalle, ma viva Dio, non me l'ha ordinato il medico di fare il sindaco. E quindi, nonostante le cronache ci dicono che si può essere indagati anche per un dito che va in una porta in un asilo, credo che sia giusto assumersi questa responsabilità, perché sono certo che i nostri concittadini saranno in grado di dimostrare che si possono fare le cose per bene. Ripeto, se così non fosse, non passerà nessun tempo. Ci saranno provvedimenti immediati. E in tale contesto è addirittura d'arrivo il primo vero atto costitutivo dei giochi, dove l'amministrazione comunale avrà un ruolo centrale nell'organizzazione e nella promozione della festa.
Riteniamo che per come siano ora, per il livello che hanno raggiunto oggi i Giochi delle Porte, sia fondamentale questa presa di potere / responsabilità da parte delle istituzioni, proprio per istituzionalizzare la festa, per farla permanere, ma soprattutto per farla crescere. Sono orgogliosa, anzi, se lo posso dire, che questo cambiamento, questa era sia partita, diciamo così, proprio nel mio mandato. È fondamentale che l'amministrazione comunale assuma un ruolo centrale per la crescita dei Giochi delle Porte. Un quadro di regole condivise che tutti avranno come quadro di riferimento, all'interno del quale ognuno avrà i propri ambiti di responsabilità. Porteremo alla partecipazione degli organismi consiliari questo lavoro e io mi auguro e spero anche in questo caso di arrivare presto in Consiglio Comunale per fare quello che è secondo me un pezzo di storia di questa manifestazione, che è inserita nello Statuto Comunale ma non ha un suo documento ufficiale che sancisca il quadro di regole condivisi da tutti gli attori.